Radio Radicale, siamo con Luca Paolini della Lega per parlare dello scontro sul carcere di San Gimignano, dove ci sarebbe stato il condizionale d'obbligo, un pestaggio nei confronti di un detenuto. Questo ha portato alla sospensione di alcune guardie penitenziarie ed è una grossa polemica politica che è arrivata oggi alla Camera con un intervento di una deputata del PD, Susanna Ceni, che ha accusato Salvini di voler strumentalizzare la vicenda, visto che domani farà la visita al carcere di San Gimignano. Allora, che giudizio dà di questa vicenda? Ricordo che io a Ferragosto sono stato in 4 carceri marchigiane, ho visitato appunto questi istituti pranzando e cenando lì e ho riscontrato una situazione sostanzialmente buona nelle Marche, ma in tutte una certa carenza di organico che poi tutti gli agenti hanno confermato essere una delle cause a monte di questi episodi. Sull'episodio in specifico non mi pronuncio perché certamente c'è un'indagine interna del Ministero del DAP e della magistratura, perché è evidente che il detenuto è soggetto di diritti che vanno rispettati proprio perché è detenuto. Quindi se ci sono stati episodi di violenza o di violazione delle regole vanno puniti con la massima severità. E aggiungo che quanto alle polemiche contro Salvini ormai ci siamo abituati. Qualunque cosa fa Salvini, se non andava o se non si interessava, ecco, non ti interessi di quello che succede. Se va, quantomeno come parlamentare, come suo diritto per capire, ed ex ministro degli interni, per capire cosa è successo, non va bene perché vuoi strumentalizzare. Quindi a queste cose ormai siamo abituati. Io credo che sia doveroso andare e capire, soprattutto perché è nostro dovere come deputati e come legislatori operare in maniera tale per cui le cause di questi episodi incresciosi non si abbiano a ripetere. Sì. Lei si aspetta un cambio, diciamo, di filosofia nei confronti del carcere per evitare che le carceri vengano riempite continuamente senza averne la disponibilità? Spesso si creano condizioni di esasperazione non solo per i detenuti ma anche per la polizia penitenziaria. Assolutamente sì, una delle cause sappiamo tutte che è il sovraffollamento, ma anche la inadeguatezza degli spazi. Sappiamo anche che almeno dal 2008 il famoso piano carcere che l'allora ministro della giustizia Alfano disse essere pronto poi non è stato realizzato. A mio avviso bisogna operare sì una profonda rivisitazione metodologica, cioè il carcere deve essere appunto l'extrema ratio. I detenuti in attesa di giudizio devono essere l'eccezione e non, come spesso accade, la regola, e quindi occorre rivedere tutto il nostro sistema ordinamentale giudiziario e penitenziario per far sì che questo si riduca innanzitutto il numero delle persone che sono lì ma non dovrebbero essere lì. Quindi sia le pene alternative, sia la depenalizzazione, sia soprattutto usare il carcere come strumento di rieducazione nei casi in cui questo è stato reso certo da una sentenza passata in giudicato. In altri paesi lo fanno, qui da noi possiamo farlo. Il punto vero è che la carenza spesso di personale di vigilanza determina essa stessa uno stress sia da parte degli agenti che di senso di onnipotenza di alcuni detenuti, specie in alcune carceri dove effettivamente vi sono delle vere e proprie gang di detenuti che dettano legge, questo lo sappiamo, per cui questa è una delle cause remote che poi trovano magari nell'elemento occasionale il loro punto di sfogo in un atto inconsulto. Quindi su quello si può intervenire, sono convinto che si interverrà, soprattutto se da parte dell'attuale governo, di quello che verrà presto, io mi auguro, ci sia una volontà di fare riforme vere, serie, profonde, soprattutto di tradurre in fatti quelle che molto spesso sono mere declamazioni di intenti che lasciano il tempo che trovano. Bene, io la ringrazio molto. Grazie a Luca Paolini della Lega, membro della Commissione Giustizia di Montecitorio.